Io leggevo che sono molti dati tecnici. Allora, chi era? A parte che comunque ognuno di noi può trovare delle risposte, delle informazioni, cercando anche su internet, trova video, trova varie informazioni, diciamo, fare una sua ricerca personale. Comunque, era un acronimo di Holding Energia Risorse Ambiente. È un'azienda multiservizi, multiutility, con sede a Bologna. Fondata nel 2002 dalla fusione di 12 multi-utility operanti in aree confinanti. ERA S.p.A. ha un azionariato decisamente ampio. La struttura mostra oltre 180 utility, circa il 61,3%, e 369 investitori istituzionali, circa 25,2%, ed oltre 21.000 azionisti privati, circa 13,13%. Fonte Consol al 1 gennaio 2013. Del gruppo fanno parte ERACOM, con sede a Imola, che rappresenta l'arma commerciale del gruppo ed opera nei settori dell'elettricità e gas sul territorio italiano. ERACOM Marche, con sede ad Urbino ed attiva nella regione Marche, possiede una base di oltre 40.000 clienti, nonché di 78 milioni di metri cubi di gas venduti. ERAmbiente è leader in Italia nell'ambito delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero di materia ed energia, smaltimento di rifiuti. È partecipata al 25% da fondi internazionali. Il gruppo ERA opera in ben 240 comuni della provincia di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Pesaro, Urbino, e in 6 comuni della provincia di Ancona e in 3 comuni della provincia di Firenze, nei seguenti settori. Rifiuti, raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. ERA possiede 72 impianti. Acqua, distribuzione e vendita di acqua, depurazione e trattamento delle acque reflue, con concessioni fino al 2022. Gas, distribuzione e vendita, elettricità, distribuzione con concessioni fino al 2030 e vendita, altri servizi, teleriscaldamento e illuminazione pubblica. Fonte Gruppo ERA. Dal 2003 è quotata alla Borsa di Milano-Londra. Nel 2012 ERA è stata la prima multi-utility italiana nel settore robotici e trattati, oltre 5,2 milioni di tonnellate, la seconda nel settore idrico, 158,3 milioni di euro nel 2012 e di volumi erogati, 252,7 milioni di metri cubi di acqua venduta. Terzo operatore italiano nel gas, in termini di gas venduto, 3,5 miliardi di metri cubi venduti, e quarto operatore italiano nell'energia elettrica, in termini di energia elettrica venduta. Una società quotata in borsa ha uno scopo specifico molto chiaro: massimizzare i profitti in modo da aumentare la remunerazione degli Essa tenderà quindi a controllare e ridurre i costi e contemporaneamente dovrà crescere i ricavi attraverso l'aumento della quantità dei prezzi dei propri prodotti, della quantità e dei prezzi dei propri prodotti. Ma fra i grandi azionisti di ERA ci sono i comuni e le province, cioè istituzioni che rappresentano o dovrebbero rappresentare i bisogni e le esigenze della loro comunità. E comunque, diciamo, io non li ho controllati tutti, ma comunque i comuni dove c'è ERA sono praticamente gestiti dalla sinistra. E al cittadino interessano servizi efficienti a costi contenuti. Dal suo punto di vista, ogni surplus di risorse, vale a dire ogni potenziale profitto, dovrebbe essere impiegato nel miglioramento del servizio e o nella riduzione del prezzo. In altre parole, ognuno di noi desidera una rete di distribuzione moderna ed efficiente e una fornitura del gas a prezzi contenuti, possibilmente decrescenti, vista l'attacco smantellato alla concorrenza.
esempio, il primo investitore privato istituzionale è la Lazard Asset Management Pacific Company. Un'obiezione debole. Coloro che sostengono l'utilità dell'integrazione di AMCA all'interno della grande era affermano che i benefici saranno evidenti anche per i consumatori finali. I cittadini infatti avranno delle monete del gas più leggere ed economiche e ciò sarebbe reso possibile dal fatto che l'era, essendo una società leader, ha un potere contrattuale maggiore. Attraverso ingenti quantitativi di gas sarà in grado di puntare un prezzo decisamente minore rispetto alla modesta AMCA e ciò permetterà di vendere il gas ai cittadini a un prezzo inferiore. Il ragionamento è semplice, ma sia l'esperienza storica sia la logica dimostrano che è sbagliato. ERA infatti occupa una posizione dominante nella fornitura del gas all'interno del territorio del nord-est. Non sarà l'unico venditore, monopolista, ma la sua forte leadership le permetterà di trovare facilmente degli accordi con gli altri fornitori. Inoltre la riduzione del costo dell'approvvigionamento quasi mai si trasferisce in una riduzione del prezzo del prodotto per il consumatore, visto che l'obiettivo principale è quello di massimizzare il profitto ed una riduzione dei costi ti permette appunto una crescita dei margini e quindi del profitto. Un esempio concreto può illustrare meglio la situazione. Ognuno di noi purtroppo ha esperienza diretta di un mercato in cui vi sono poche società che vendono un prodotto sostanzialmente identico. Il basso numero degli attori consente loro di trovare degli accordi sulle quantità e di prezzi che massimizzano il profitto di ciascuno. Quando il prezzo della materia prima sale, il prezzo del prodotto si adegua subito e completamente, mentre quando scende il prezzo decresce con molto ritardo e solo parzialmente. Qual è questo mercato oligopolistico, cioè controllato da un esiguo numero di venditori? Mercato della raffinazione e della distribuzione della benzina e del diesel per il trasporto privato. Basta pensare alle poche società che raffinano e distribuiscono al prodotto benzina e alla materia prima greggio. La storia delle posizioni. Nel 2004 era completa la fusione con Agea, azienda multiutility della confinante provincia di Ferrara. E a distanza di un anno la fusione con Meta, ampliando il territorio servito della regione Emilia-Romagna fino al 70%, portando il gruppo alla leadership di mercato dei principali business gestiti e creando opportunità ulteriori di efficientamento. Nel 2006 il gruppo ERA acquisisce una partecipazione del 49,79% nella multiutility di Pesaro Aspes Multiservizi e il 46,5% di SAP, multiutility operata nella provincia di Modena. Nel 2007 viene deliberata la fusione tra Aspes e Megagas e Megas Urbino. Nasce il marchio Multiservizi, era partecipata al 41,8% e si completa la fusione per incorporazione di SAP S.p.A. Il 25 luglio 2012 è stata deliberata l'aggregazione con Nacigas APS, Padova Trieste, che è entrata a far parte ufficialmente del gruppo ERA dal 1 gennaio 2013. L'integrazione del gruppo Nacigas APS Trieste Padova, un vero affare per ERA. Nei primi sei mesi del 2013 gli utili dell'ERA sono raddoppiati grazie all'integrazione di Acegas. Un utile netto nei primi sei mesi dell'anno pari a 172,9 milioni di euro con un incremento di 92,6 milioni più 115,3% rispetto ai primi sei mesi del 2012 che si chiusero con 80,3 milioni di utili. Come è stato possibile? Il notevole incremento dell'utile netto è legato solo in piccola parte ai servizi erogati dalle aziende del gruppo, che registrano una crescita del margine operativo lordo del 24,5%. La spinta decisiva viene invece dai ricavi non operativi, ovvero i ricavi al core business delle aziende, spesso di natura estemporanea, 74,8%.
scrivano dal differenziale positivo tra il valore netto delle attività consolidate di Asse Casa PS e il valore di mercato prima della costruzione del gruppo. In altre parole, il valore della società mentre acquisite da Assegas, valore calcolato secondo principi contabili, è stato superiore di 74,8 milioni di euro rispetto al valore pagato, costo sostenuto da ERA per l'aggregazione di Assegas, dati riportati in relazione semestrale 2013, pagina 17. Quindi sono tutti dati pubblici. Si può tranquillamente affermare che l'aggregazione di Assegas è stato un ottimo affare finanziario per il gruppo ERA. E poi volevo chiedere a Walter se metteva questo slide. Sì, grazie. Ah, ok. Ecco. Comunque, gli azionisti, sì, l'azionariato del gruppo ERA, come si può vedere, è pubblico per una parte, però è talmente spezzettato. Dovesse pubblico è importante per documentare l'articolo in quanto è molto presentato tra i vari attori, quindi non c'è una reale decisione da parte dei comuni. E quando la partecipazione è al di sotto del 4%, tra l'altro i consiglieri comunali non hanno neanche il diritto di chiedere l'accesso agli atti, cosa che è molto importante perché noi ci stiamo facendo assieme a voi. È fondamentale sia per portare eventuali informazioni fuori sia per fare delle valutazioni, altrimenti si può dire qualcosa, ma diciamo molto poco, perché se non hai elementi in mano hai diritto di poco peso. Quindi questa slide è già passata. E free flow, comunque il capitale flottante, cioè le azioni che gli investitori possono liberamente scambiare sul mercato, e secondario in quanto non riconducibili a partecipazioni di controllo o parti tra gli azionisti. Poi ERA è quotata presso la Borsa Italiana dal 2003 e ricordo che la Borsa Italiana nel 2007 si è fusa con la Borsa di Londra. Ecco, tornando a Assegas, che dopo se riusciamo a affrontare, come vi farò per lei a secondo, ci sono dei dati dopo l'ultimato sulla fusione. È stato un ottimo affare finanziario per il gruppo ERA. Ecco, aggregazione di Anga in ERA, decisioni già prese da chi dove. Ecco, allora, il 5 settembre 2013, come ha già detto appunto Paolo, ERA rilascia il seguente comunicato. ERA Comune di Udine, sottoscritto accordo di esclusiva per progetto di integrazione di Anga nel gruppo ERA. Onse dichiara, avendo ricevuto questa manifestazione di interesse da parte di ERA, che abbiamo ritenuto interessante, abbiamo avviato i passaggi necessari a precisare i termini di questa manifestazione. Tommaso Tommasi di Vignano, presidente ERA, spiega che oggi prende via una fase di analisi in esclusiva per l'eventuale aggregazione di ANGA nel gruppo ERA. In caso di esito positivo del percorso, l'aggregazione delle due realtà potrebbe portare positivi impatti per tutti i soggetti interessati. Le domande che sorgono spontanee sono due. Visto che ANGA è una società solida e credibile, perché solo un soggetto, il gruppo ERA, ha manifestato il proprio interesse? Uno di noi, che vendita un bene prezioso, cercherà di ottenere le condizioni migliori e di conseguenza valuterà diverse offerte alternative. Il fatto che il gruppo ERA sia controllato da numerosi comuni e province con amministrazione di centro-sinistra, esempio recente Padova, e come ho detto sindaco Zanonato, Trieste, Cosolini, o comunque con liste collegate al Partito Democratico, che peso ha avuto sulla scelta di Onsel, anch'esso sindaco di centro-sinistra? Siamo sicuri che ERA sia stata scelta perché offre le condizioni migliori per i cittadini di Udine? 2. Il presidente dell'ERA, Vignano, parla di eventuale aggregazione, ma andando a studiare il business plan 2013-2017 del gruppo ERA, si vede che l'aggregazione di ANGA
stabilizzata e differita nel piano medesimo. Ecco, come si vede dalla seguente slide, diciamo, è già stata fatta nel 2012 addirittura una valutazione di come si poteva fare questo accordo. Quindi, sì, sembra proprio che questo sia già stato deciso in precedenza, diciamo, almeno delle linee guida, sulla base di logica e di interessi sconosciuti. Però, nonostante questo, i cittadini non devono, sì, sapere gli accordi del.